Dal 6 al 9 aprile 2019 abbiamo fatto la nostra prima vacanza elettrica, chiamiamola così. Siamo andati sul lago di Garda per 4 giorni con la nostra Nissan Leaf 100% elettrica e abbiamo provato a filmare tutto il percorso che abbiamo fatto per vedere se si può veramente andare in vacanza con un'auto elettrica nel 2019. Vediamo poi com'è andata. Oggi, sabato 6 aprile 2019, facciamo la nostra prima vacanza, diciamo mini vacanza elettrica, destinazione Lago di Garda, 4 giorni. Siamo a Crescentino, siamo al 100% di batteria, partiamo alla volta della prima tappa che è Piacenza. Siamo arrivati al Nissan di Piacenza, il primo posto dove dovremo ricaricare la macchina. Ore 12:10, ricaricato al 67%. Adesso andiamo a mangiare, vista l'ora, andiamo al Fidenza Village dove ci sono altre colonnine. Vediamo se riusciamo a proseguire. È 1:20, siamo arrivati al Fidenza Village e siamo sotto ricarica alle colonnine dell'outlet e andiamo a pranzo. C'è 26 minuti, abbiamo finito di mangiare al Fidenza Village, ha ricaricato fino al 78%, siamo già al 76%, siamo partiti già da 5 minuti. Nuova direzione concessionaria Nissan di Reggio Emilia. Sono le 4:10, siamo arrivati a Reggio Emilia, la Campani Group Nissan. È la prima volta da quando avevo la macchina, stiamo ricaricando quella Ciadena che va. È la colonnina da 50 kW, quindi siamo per la prima volta a sinistra del nostro caricabatterie, quindi vuol dire che siamo a 50, arrivati qui al 52%. Secondo noi in mezz'oretta dovremmo ricaricare completamente la macchina, comunque più dell'80%, lo vedremo tra mezz'ora. A dopo. Ok, sono le 5:20, quindi in 1:10 ha fatto il 52% al 100%, ha fatto ricaricare e ha fatto l'80% in 20 minuti, quindi alle 4:20 eravamo già oltre l'80%. Adesso stacchiamo. Siamo ripartiti, adesso già da qualche chilometro, sono le 17:36, direzione Peschiera del Garda per gli ultimi 100 km che andiamo a fare prima di raggiungere il nostro campeggio e iniziare la nostra vacanza. Ok, sono le 20:31. Abbiamo finito tutte le operazioni di check-in al campeggio di Peschiera del Garda. Siamo arrivati al 61%. Davanti a noi, lì al buio, ma è notte, al buio c'è la colonnina di ricarica. Se tutto va bene, agganciamo, andiamo a mangiare e a dormire. Quindi fino a domani ci dimentichiamo la macchina. Buonanotte. Abbiamo caricato questa notte la macchina dal 61 al 94% perché abbiamo scoperto questa notte che la colonnina del campeggio ricarica per 2 ore e poi si blocca. Quindi dobbiamo poi, sapendolo adesso, ci organizzeremo di conseguenza. Siamo arrivati all'ossario di Custozza all'81% e siamo pronti per la visita all'ossario e dopo andiamo al parco di Sigurtà.
Sono le 11.10, siamo arrivati a Sigurtà. Carichiamo immediatamente sotto la pioggia, oltretutto, quindi ci sarà divertirsi. Non vedo. Aggancio. Agganciato. Dopo 20 secondi è partita la ricarica, senza far nulla. Sono le 15.49, già questa mattina mentre andavamo al giardino di Sigurtà mi sono arrivate notifiche sull'app della Nissan per dirmi che si era staccata la ricarica, infatti siamo tornati qui, esattamente mi sembra con 1% in più, cioè pochissimo in più, infatti adesso la colonnina della Tesla è spenta, non ci sono più le lucine che davano la carica. Fortunatamente non siamo distanti dal nostro campeggio, quindi possiamo tranquillamente tornare a casa, anzi adesso ci faremo ancora un giretto, poi torneremo a casa e ci toccherà caricare tutto alla colonnina del campeggio, quindi primo inconveniente, per fortuna assolutamente non grave perché abbiamo abbastanza batteria per girare ancora un bel po' nella giornata. Appuntamento dopo, ciao! Sono le 18.30, abbiamo finito di ricaricare con la mia card che ci ha dato il campeggio dalla macchina al 100%, questa volta ce l'abbiamo fatta, è pronta per la notte, quindi la spostiamo, la mettiamo nel parcheggio di fianco al bungalow, pronta per domani con un nuovo viaggio in giro per il vento. Ciao, buonanotte!